tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Anziano si toglie la vita gettandosi nel porto a Senigallia. Finito il lungo periodo di siccità, domenica previste piogge e temporali anche forti. Fano non è una città mortorio, il sindaco Seri risponde così a chi lo critica per la scarsità di eventi in cartellone. Domani inaugura a Fano una nuova cartolibreria e sarà speciale perché gestita da persone speciali. Valentino Rossi è operato nella notte dopo la brutta caduta nell'incidente di ieri a Borgo Pace. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Dunque, la cronaca in primo piano. A Senigallia un uomo, un anziano, si è tolto la vita gettandosi nel porto canale. Il cadavere è stato ritrovato dopo alcune ore di ricerche. Agghiacciante scoperta questa mattina nelle acque del bacino portuale di Senigallia. Il corpo di un uomo privo di vita è stato rinvenuto all'imboccatura del porto. Dopo l'avvistamento è scattata immediatamente la procedura per il recupero e nello scalo sono arrivati i carabinieri e la capitaneria di porto, che con una sua motovedetta ha recuperato il cadavere e lo ha trasportato in banchina per i primi accertamenti. Il corpo ripescato dalle acque portuali è di un residente di città di 83 anni che mancava da casa da alcuni giorni e per cui la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. L'anziano, dalle prime indagini, è emerso che potrebbe essersi suicidato. L'83enne aveva più volte annunciato di voler togliersi la vita proprio gettandosi nelle acque del porto di Senigallia. Le indagini, per fare piena luce su quanto è accaduto, sono ancora in corso. Oggi su gran parte della regione Marche è caduta la prima pioggia dopo un periodo di prolungata siccità. Pioggia che tornerà a cadere anche nelle prossime ore ed in particolare nella giornata di domenica. Per questo e per avere tutti i dettagli ci colleghiamo adesso con Francesco Cangiotti del sito geometeo.it. Allora, buonasera Cangiotti. Dunque, ci sono... Sì, buonasera. Sì, ci sono delle novità, soprattutto è importante sapere per la giornata di domenica se queste precipitazioni saranno davvero così di forte intensità e quali potrebbero essere i rischi visto il periodo prolungato di forte siccità. Ma diciamo che già oggi questi primi temporali hanno un po' alleviato l'aridità che c'era nei terreni dopo questa lunga e prolungata fase di tempo stabile e con temperature decisamente oltre la media. Proprio nel corso della giornata di domani e la giornata di domenica arriverà un secondo impulso accompagnato da correnti decisamente più fresche che appunto a partire dalla nottata di domani e poi a seguire anche nella giornata di domenica determineranno appunto un aumento delle nubi associate a piogge sparse e anche a manifestazioni temporalesche. Tuttavia i fenomeni sembrano essere in parte ridimensionati, ma comunque colpiranno in maniera a tratti diffusa un po' tutto il territorio. L'elemento più significativo sarà comunque il calo delle temperature che rispetto ai giorni scorsi sarà decisamente sensibile, infatti tra la giornata di domenica e gli inizi della prossima settimana i valori potranno scendere anche di 10-12 gradi rispetto alle temperature attuali, quindi torneremo nella media, anzi anche di qualche grado sotto, con valori più dal sapore autunnale. Ecco, senta, per quanto riguarda l'estate, quella meteorologica so che è già finita, no? Oggi mi pare che sia finita l'estate meteorologica, ma quella per noi comuni mortali continuerà? Ci sarà qualche colpo di coda dell'estate oppure no? Ecco, possiamo dire che guardando i modelli a medio e lungo termine la stagione estiva subirà un suo naturale decorso, decadenza verso la stagione autunnale, infatti anche la prossima settimana ci saranno nuove occasioni per delle piogge con le temperature che difficilmente torneranno sui valori dei giorni scorsi mantenendosi appunto attorno alla media con un clima tutto sommato anche più gradevole.
Ecco, per chiudere, io vedo ci sono dei siti che, vabbè, molto probabilmente più per fare audience che per altro, ma quelli che si spingono addirittura a vedere quello che farà, che sarà il prossimo inverno, qualcuno parlava di un inverno glaciale, eccetera. Ecco, ma lei ci crede oppure no a queste cose? Ma io da uomo di scienza non posso credere queste cose, anche perché è difficile, sappiamo benissimo che i modelli oltre i 3 o 4 giorni l'affidabilità scende drasticamente, quindi figuriamoci a previsioni di mesi e mesi. Sicuramente, ecco, può essere una statistica, nel senso che alcune volte ad estati abbastanza calde e con tempo stabile e duraturo come quest'anno si sono poi alternati degli inverni abbastanza rigidi, ma questa è una pura statistica e non una vera e propria previsione. Bene, grazie a Francesco Cangiotti allora per questo aggiornamento. Noi andiamo avanti adesso con il giornale, perché l'estate è stata vissuta a pieno dal punto di vista meteorologico, tantissime le manifestazioni sparse in tutto il paese. A Fano c'è la critica però che è stata rivolta al primo cittadino Massimo Seri, soprattutto sulla scarsità degli eventi, e oggi il sindaco in persona ha voluto proprio rispondere a queste, lui le ha definite cassandre. Allora sindaco, un finale d'estate che possiamo contraddistinguere sicuramente sul fatto che gli eventi a Fano ci sono. Fano è ricca di eventi, dopo non sempre la percezione corrisponde alla realtà, anche per il gioco della critica politica, però mi piace ricordare che noi da quando siamo arrivati abbiamo mantenuto tutte le manifestazioni che c'erano dall'anno precedente e le abbiamo fatte crescere, abbiamo cercato anche di inserire delle nuove. Questa estate è stata un'estate vivace, partecipata, tanta gente in giro, complice anche il bel tempo che ha aiutato, ovviamente il tempo aiuta il successo delle iniziative, però tanti eventi che hanno fatto record, poi dislocate nei vari periodi, penso a giugno con Passaggi Festival che ha avuto numeri straordinari, Festival Jazz ha avuto numeri straordinari e con l'intuizione del villaggio è stato un grande successo, adesso speriamo con il Brodetto, il Paese dei Balò, insomma sono state tante di quelle iniziative che hanno reso un ventaglio di offerte plurale, anche per i giovani, perché vorrei ricordare, al di là delle polemiche, delle critiche che magari le opposizioni fanno, io dico alcune volte anche per invidia, ma l'offerta per i giovani è stata veramente importante, alcuni spazi che sono caratterizzati per loro, penso a tutta la parte dell'Arzilla del Mare, al di là delle polemiche e degli episodi che si sono verificati, ma penso alla Rocca. La Rocca è stato un grande successo che da fine luglio in avanti ha avuto tante iniziative, tanti giovani, a cominciare dal villaggio del jazz che è stato organizzato all'esterno, ma lo stesso Bastione San Gallo, quindi veramente un'offerta straordinaria. Oggi abbiamo voluto rendicontare anche le attività per i bambini con Notte sotto le stelle, tutti i giovedì uno spazio al centro storico dedicato ai bambini, anche quelle sono state serate andate molto bene e mi piace sottolineare che stiamo proseguendo anche in questa identificazione, in questo brand che classifica sempre più Fano come città dei bambini, che ovviamente è accompagnato non soltanto dagli eventi ludici ma anche da tanti altri aspetti, sempre più sta tornando e riassumendo un ruolo di riferimento sotto questo aspetto. Abbiamo detto poco fa, durante il servizio, durante il collegamento telefonico sul maltempo, domenica è prevista pioggia e così ad Ancona la Festa del Mare, che appunto era in programma domenica, è stata annullata a causa delle previsioni fortemente avverse del meteo, lo rende noto Carlo Mancini, presidente della Stella Maris Ancona. Saltano gli eventi pomeridiani dunque e serali, mentre sarà regolarmente celebrata alle 10.30 la messa in cattedrale con il cardinale Edoardo Menichelli. Gli organizzatori, fa sapere ancora Mancini, dopo un confronto con le varie realtà componenti, stanno valutando di recuperare i gesti più significativi della festa nella prima data possibile.
Torniamo a Fano perché si chiama Equilibri e si tratta di una nuova cartolibreria che verrà inaugurata domani, sabato, ed è un po' speciale. Perché? Perché gestita da persone speciali. La diversità spesso sta negli occhi di chi guarda, perché ci si concentra maggiormente su ciò che manca anziché su quello che c'è in più, perché c'è tanto di più da scoprire e da valorizzare nelle persone che comunemente chiamiamo con la dicitura diversamente abili, a cui noi invece preferiamo in quella speciali. Domani alle 18 in via De Tonsis 7, di fronte alla splendida Santa Maria Nuova, nel cuore storico di Fano, si inaugura Equilibri, una cartoleria speciale per l'appunto, perché nasce da un progetto di inclusione e da lavorarci sono due persone molto speciali, Giovanni Mazza e Francesca Radici. Questa è una cartolibreria dove si vendono dei libri. Anche degli oggetti, vedo le penne. Anche gli oggetti, le colle. Tutto quello che può servire. Tutto si può servire comunque. Però ci sono anche dei giochi, ho visto, quindi un po' tante cose. C'è comunque tante cose che si possono usare, cioè anche prendere. Francesca ed il suo collega Giovanni sono dipendenti a tutti gli effetti. Equilibri è un'azienda a tutto tondo, non è un progetto d'assistenza. E questa start-up, una novità in assoluto, è stata possibile realizzarla grazie alla Curia e dal Vescovo Trasarti, che ha dato i locali in comodato d'uso, e dalla cooperativa Talenti, dove i due giovani talentuosi hanno già prestato opera. Prevede praticamente l'inserimento lavorativo di persone cercando di creare un'attività di vendita, un negozio, quindi con i libri che provengono dalle donazioni che la gente nel corso degli anni ci ha fatto per gli sgombri di case e appartamenti che noi facciamo quotidianamente, insomma. Ma il progetto non è che la parte apicale di un percorso più articolato, dove molte compagini del mondo del volontariato, a sostegno di famiglie e ragazzi, contribuiscono ed hanno contribuito così alla scintilla iniziale. È un progetto che è riuscito, un'esperienza che è riuscita, in quanto i ragazzi hanno davvero dimostrato ognuno di avere le competenze. Quindi alcuni hanno catalogato i libri in maniera informatica, altri l'hanno fatto manualmente, però comunque ognuno ha risposto ha eseguito il compito affidatogli. Vi aspettiamo tutti a domani pomeriggio. Iniziativa splendida. Allora, domenica 3 settembre nel cortile interno della Rocca Malatestiana a Fano alle 20.45 con il patrocinio dei comuni di Fano e Pesaro si terrà un'iniziativa sull'identità dei popoli con un dibattito al quale parteciperanno Giuseppe Giorgetti e Giovanni Franchi sul tema della radice ebraica e la sorgente greca. Qui seguirà Identità e differenza nel cinema con Massimo Donai e Tommaso Romolotti che analizzeranno il film Essere John Malkovich. Domani invece a Pesaro, Palazzo Gradari Mamiani, a partire dalle 17.30, una indagine su tempo e memoria, con due incontri e diversi ospiti, a seguire uno via l'altro. A Serra Sant'Abbondio adesso, andiamo nell'entroterra, a Serra Sant'Abbondio torna nel prossimo fine settimana il Palio della Rocca. Focus su Serra Sant'Abbondio questo fine settimana. Il Borgo dei Poeti e dell'Eremo di Fontavellana alle falde del Catria vive il suo 31esimo Palio della Rocca. Da oggi fino a domenica cortei, spettacoli, osterie e sfida dei sei castelli con la corsa delle oche. Un fitto programma presentato oggi in una conferenza stampa. Un evento che trasforma il paese in un borgo medievale del 400 e del 500, nato per rievocare la costruzione della Rocca da
parte dell'architetto Francesco Giorgio Di Martino su ordine del duca Federico da Montefeltro. Un evento importante che coinvolge in costumi 6 castelli del paese, che quest'anno ha un ospite eccezionale, il sindaco della città di Rüdenscheid am Rhein, Volker Mosler. Una visita attesa alla città tedesca, patria del vino Riesling, e al centro di un progetto di gemellaggio con l'Unione Montana Caltanerone, che ha incaricato il comune di Serra Sant'Abbondio di curare e di portare a termine. Il servizio era di Veronica Angeletti. Adesso parliamo invece di Valentino Rossi, che sta bene, e questa credo sia la cosa più importante per i tifosi. Si è procurato una frattura della gamba scomposta, è entrato alle 2 di questa notte e l'abbiamo operato, l'intervento è durato circa un'ora ed è perfettamente riuscito. Queste le parole di Raffaele Pascarella, il direttore dell'unità di ortopedia e traumatologia del Torrette di Ancona, che ha operato il campione di Tavuglia dopo il brutto infortunio in allenamento. Sul recupero il medico ha parlato di una convalescenza che va dai 30 ai 40 giorni. Molto dipenderà da come reagirà il fisico di Rossi nel post intervento. Comunque escludo, ha detto ancora il medico, una sua partecipazione a Misano. Oggi gli ha fatto visita anche Malagò, il numero uno del CONI, al quale Valentino Rossi ha detto: voglio tornare in pista per il Gran Premio del Giappone di metà ottobre, questo è il mio obiettivo. E naturalmente facciamo gli auguri al campione di Tavuglia, e gli auguri li facciamo anche invece a questa nonnina che compie 101 anni, si chiama Maria Canestrari, e domani 2 settembre compie appunto 101 anni. Da parte di tutti i suoi familiari, anche da parte nostra, naturalmente, tanti, tantissimi auguri. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito. Tra poco una nuova puntata di Box, i personaggi di Fano, e poi In cucina con lo chef. Grazie per averci seguito, a domani.